Se i mari che circondano l'Italia potessero parlare, racconterebbero di un popolo straordinario che ne ha solcato le acque per secoli, alla ricerca di nuovi orizzonti e nuove opportunità. È la nostra storia. Da Marco Polo a Colombo abbiamo scoperto terre lontane, incontrato nuove culture, stretto contatti diplomatici e sviluppato nuovi rapporti commerciali. Con l'aliante di Leonardo abbiamo sognato di volare e con gli aerei di Faccioli siamo riusciti a realizzare questo sogno. Con Galileo abbiamo rivoluzionato l'astronomia. Con il suo telescopio abbiamo guardato lontano verso le stelle e con il microscopio molto più vicino verso noi stessi. Siamo riusciti a imprigionare l'energia con la pila di Alessandro Volta e con Carlo Rubbia la stiamo liberando. Abbiamo portato la luce in tutte le case con la lampadina di Alessandro Cruto e la speranza nella battaglia contro il cancro, l'Alzheimer e il Parkinson con Rita Levi-Montalcini. Avvicinato persone lontane con il telegrafo di Marconi e il telefono di Meucci, che a distanza di un secolo ha consentito a internet di viaggiare sulla rete. Con la macchina per scrivere, il fax e il personal computer abbiamo rivoluzionato gli strumenti del comunicare. Abbiamo messo in moto l'industria dell'automobile con il motore a scoppio e rimesso in moto gli italiani nel dopoguerra con la 500. Con le linee della 500 e le curve della Vespa abbiamo portato il Made in Italy per le strade di tutto il mondo. Negli anni 60 il design scopre la plastica e conquista le case di tutti. Valentino con l'alta moda cambia lo stile, conquistando Hollywood. Siamo tra i più grandi costruttori di vie di comunicazione. Strade, ferrovie e dighe portano il nostro genio in ogni angolo del pianeta. Da Galileo oggi il nostro feeling con le stelle non è mai venuto meno. Siamo stati i primi, dopo Russia e America, a lanciare in orbita un satellite. Abbiamo viaggiato nello spazio con lo shuttle e scrutato il cosmo dalla Stazione Spaziale Internazionale, contribuito al futuro della tecnologia aerospaziale, scoperto le esplosioni di raggi gamma e lanciato sonde verso Marte e Venere. Sulla Terra, l'Italia, con il Ministero degli Affari Esteri, organizza missioni diplomatiche per stabilire nuovi rapporti economici e creare opportunità di sviluppo, promuovere il Made in Italy e le nostre menti più brillanti. Grazie alla sua rete di rappresentanze, il Ministero degli Affari Esteri è costantemente interfacciato con le comunità di professionisti italiani che lavorano negli altri paesi, favorendone la crescita e promuovendo le loro potenzialità. Da 150 anni siamo un'Italia, ma nel mondo il genio è italiano da sempre. Un'Italia, tante Italie nel mondo.